salve. Allora, Mr. Lob, non è la mia mano. Non ho le mani così piccole. È di questa persona. È un impianto. È la terza mano, aspetta, guarda. Vai, tira fuori. Magia. Ok, quindi il blu ricare della città e il colore dei neon pulsa mentre voi girate per la città a vostro girate per la città facendo le vostre usuali mansioni. Chi di voi si aggira nei cyber caffè dove c'è la possibilità di accedere a un po' di senso di community, nonché a una linea internet meno tracciabile? Chi di voi gira i vicoli intervistando alla ricerca del nuovo scoop? E chi di voi magari sta invece a farsi di qualcosa in un vicolo desolato? Tristezza. Tutta la città brulica dalla cima, dai quartieri alti dove i neon coprono tutto, ci sono luci, colori, tutto sembra magico, fino ai bassi fondi dove chiaramente nei sobborghi, nel ghetto, dove io non vivo. vieni da un quartiere non patrocinato, sei da un ghetto. Puoi cercare di lavorare per renderlo migliore. Puoi cercare di renderlo migliore, ma rimarrà un. È un quartiere residenziale. Comunque, dai quartieri più alti e più ricercati, come quelli gestiti dalla Marduk o dalla Solaris, dalle aziende Solaris, che quasi si illuminano. Guardando all'orizzonte vedete come da una parte il cielo è coperto e leggero e dall'altra parte invece si senta il rombo di tuono in lontananza che presagisce la potenza della Marduk Corporation, della Marduk Incorporated. Voi siete nel mezzo. Per una ragione o per un'altra, perché avete lasciato uno dei quartieri patrocinati rendendovi conto di aver fatto il più grosso errore della vostra vita, o perché non avete avuto la fortuna di nascerci e quindi siete stati costretti ad arrabattarvi come potevate per poter uscire da una situazione di parziale, o nel caso venivate dallo sprawl fuori dalle mura della città, perché la città, per quanto gigantesca, è circondata da mura. Addirittura di condizioni proprio di degrado totale e assoluto. Mi pare che alla fine venivate tutti da ogni categoria. C'era chi di voi veniva dallo sprawl, che era Shadow, chi veniva da un quartiere libero, chi veniva da un quartiere libero, e poi c'erano i figli di papà. E poi ci sono i figli di papà. Ciao. Chi di voi veniva da un quartiere marducchiano? Io vedevo da quello dell'elettromagnetismo. Muda, adesso ti chiamo Muda. Allora, Brian Wash, eccolo qua. Solaris. Ok, mm-hmm. Da un quartiere Solaris. Ho cambiato tutti i miei appunti. Capito. mi spiace. È il più vecchio fra di noi, fra l'altro, lui. Quindi. No, Brian Wash, guarda, è l'unico vecchietto, sono tutti giovani. E non vedi il portrait? Vabbè, non ho detto che siete giovani, potreste anche semplicemente avere degli impianti di pelle per aver subito degli impianti di pelle, dei lifting, potete fare qualsiasi cosa. Okay. Potete essere dei vecchi di 20 anni o dei giovani di 80. Possiamo fare quello che vogliamo, certo. Nulla è impossibile a chi ha accesso alla tecnologia in quest'epoca. E in effetti, tramite i vostri canali di informazione, chi ha dei propri contatti, dei propri informatori nella mala, chi le zone qui della matrice, Quendo, la nostra giornalista. Io non conosco nessuno, non avete prove. Esatto. Non sei un po' sospetta per essere una di quelle che dovrebbe tirare a rivelare i suoi segreti?
Ma di che parli? Non capisco. Un pochino sospetto, effettivamente. Non so di che cosa stiate parlando. Credo che abbiate preso un abbaglio. Sì, abbiate preso un abbaglio. Non è preso un abbaglio. Comunque. Comunque. Il guru della programmazione Victor Sullivan è morto. Le notizie sono molto, come dire, superficiali al riguardo, descrive la sua morte. Ci lascia tristemente alla giovane età di 54 anni, che per uno come lui 54 anni è davvero, cioè, voglio molto dire, poco. È morto ragazzo, non ragazzo, sì, però è morto giovane adulto praticamente. Morto un bambino. Per chi se lo può permettere, uno come lui può facilmente arrivare a vivere 200 anni, quindi che sia morto a 54 anni è davvero un incidente, una tragedia. Ma ci lascia alla giovane età di 54 anni, con ancora così tanto da dare al mondo, lascia indietro una moglie e una figlia. E sostanzialmente non si dice molto altro, si piange la perdita, si organizzano i funerali, si organizzeranno a breve. Quindi questa cosa è stata data, ma nei circoli interni gira questa voce. Gira voce che qualcuno abbia messo una taglia sugli occhiali a realtà aumentata di questo Victor Sullivan. Ok. Va bene. Dobbiamo recuperare i suoi occhiali. No, sarà semplice. Il viene offerto, quindi a questo punto siete, beh, direi che siete nel bar della strada, dove avete negoziato il vostro incontro con il mandante di questo lavoro. Ok. E questo bar arredato come un aspetta, diner classico del 2500. Aspetta, Ditto, arriva. Esatto. arredato con un ambiente industriale classicheggiante tipico dei locali del 2500. Quindi ormai roba è un classico, ecco. Beh, vintage. Vabbè, io come sempre mi metto in un angolino oscuro a aspettare gli altri nell'ombra. Perché certamente in ogni taverna ci sono una persona nell'ombra nascosta, in questo caso sono io la persona. E aspetto gli altri. Io li aspetto tutti a un tavolo, mi ordino da bere un drink. Mentre... Quando ordini da bere un drink, letteralmente il barista, il proprietario barista è solo lì a discutere col cliente. Tu vedi che non si muove, non fa praticamente niente a parte digitare delle cose su un vecchio tablet, mentre praticamente quello che è un piccolo drone ronzante, roba molto malandata considerando che è piuttosto rumoroso, che gira intorno distribuendo dei drink che vengono serviti automaticamente da quella che è praticamente una macchinetta. Ok. Mentre chi gestisce il bar parla, chiacchiera, fa conversazione. Su uno schermo c'è la partita di Gravity Ball, uno sport che si gioca in orbita, a gravità zero, dove dei giocatori dotati di probabilmente gli impianti cibernetici più avanzati mai prodotti sulla faccia della Terra, a eccezione di quelli militari, dove letteralmente dei mastodonti di cibernetici si affrontano in una sorta di pallamano giocato a gravità zero. Dei Space Marine praticamente. Fatture potenziate. Se braccia, gambe, tutto meno la testa viene cibernetizzato. Il vostro quello che sembra probabilmente essere il vostro committente è lì seduto a un tavolino, sta sorseggiando un drink dal colore viola fluorescente.
ed è una donna, ed è una donna caucasica, molto strano, si vede che probabilmente non è della zona, deve venire da qualche posto bello, e capelli lunghi, vestita in giacca, è abbastanza rigida nel modo di sedere, quasi meccanica. Sta seduta e quando vi vede entrare, riconoscendo in voi le persone che ha chiamato per questo incontro, vi invita ad accomodarvi. Ok, e io vado appena la vedo, vado sul tavolo e appena mi siedo ordino un martini fluorescente. Anch'io mi siedo al suo tavolo sorseggiando dalla fragola. I vostri drink, sì, potete letteralmente, quando ordinate un drink, vi viene detto che cosa ci volete dentro e di che colore lo volete. Birra spaziale verde. Birra spaziale alla mela verde. Ti viene portato questo bicchiere con dentro questo liquido trasparente, simile ad acqua effettivamente, anche se tu non hai mai visto acqua con cottura. E dentro vi viene colata una pillola, vi viene fatta cadere una pillola color del cartone che comincia a dissolversi man mano che si dissolve. È da sola sta donna? Cosa? Sì, è da sola. Ok. Adesso non più. Vi fissa con uno strano bagliore negli occhi. Vedete che nei suoi occhi, quando la fissate negli occhi, vedete che sui suoi occhi sembrano apparire dei piccoli incangi. È anche lei. Dice salve signori. Salve. Salve. Buonasera. Come si chiama il vostro gruppo? Ah. Questo. Il nostro gruppo deve avere un nome. Quando lavorate insieme avete invitato un nome o. Cioè, perché chiaramente avere un nome vi dà un brand, e avere un brand vi dà la possibilità, molta più possibilità di guadagnare. Sì, ma ci rende anche più conosciuti e quindi diventeremo un target molto più rintracciabile. Non che ne lo siate già, visto che ritrovare quattro nomi è più difficile che ritrovarne uno solo, che ne comprende quattro. Capisco. Quindi no, non voglio nomi. Sono d'accordo con lei. Gli anonimi. Gli Anonymous. Gli Anonymous. No, adesso abbiamo un brand. Ma noi siamo come gli hipster, per non seguire una moda siamo diventati una moda. Hipster ci chiamiamo. Lei vi osserva, vi squadra dalla testa ai piedi e vi dice: quindi, che cosa vi fa pensare di avere quello che serve per questo lavoro? Beh, insomma, io rimango in silenzio. Gente, sono gli altri che parlano. Ti faccio guarda e vorrei subito la prima mossa, vorrei hackerare il piccolo drone vecchio. Oh, ok, cerchi di farlo alla maniera comandi. Ok, allora mi devi fare un tiro di synth a meno uno. Oh, che puttana! beh, bello, per il primo tiro, Sei dentro, successo eccezionale, al contrario del nome del nostro gruppo. Beh, sei dentro il robottino, praticamente puoi fargli fare quello che vuoi. Ok, allora io faccio avvicinare alla dolcemente verso la signora che ho davanti, dopo lo lancio in aria e lo faccio esplodere. Non ha queste funzioni. Ma perché, scusa, riesce a fare qualcosa di geniale e poi lo rovini in questo modo? È un Roomba. Non ha la modalità esplosione. Fagli fare una. Io faccio bruciare il circuito e lo faccio cadere a terra. Vedete tutti quanti, vedete il robottino che comincia a ruotare. A un certo punto lo sentite bloccarsi, cominciare a fare. Sentite una sgradevolissima puzza di bruciato e comincia ad uscire qualche sbuffo di fumo nero dal robottino. Il padrone del negozio sia propinqua verso il robottino, fa: ah, che cavolo ti succede, razza di ferro vecchio, tirandogli due colpi sulla carrozzeria, tentando di farlo funzionare.
Ok, allora io dopo mi rivolgo a questa signora e dico basta più così. Cosa? Lui guarda i robottini e dice prendere il controllo di un drone cameriere probabilmente di due generazioni fa è roba per principianti. E io praticamente tipo, il mio collega ha voluto fare un esempio banale su quello che per l'esposizione locale, se mi permette posso farle una domanda. Mi dica, lei ha parte del lavoro che vuole offrirci qualche interesse in particolare, vuole sapere qualcosa su qualcuno? Ho molti occhi e orecchi in questa città e... Il mio lavoro è offrire denaro e trovare qualcuno che porti a termine il lavoro del mio committente senza intoppi. Chiaramente il mio committente ha il massimo interesse che ciò che vuole recuperare entri nelle sue mani quanto prima possibile. Prendere dei principianti che rischiano di danneggiare la merce. Guarda, io provo ad andare di style. Per andare di style un attimo per armonia della guerra. Principianti no, magari l'aspetto tra i miei anni, credo che noi siamo abbastanza dedicati e soprattutto molto discreti. Con noi il problema che la merce venga danneggiata e ci sia qualche intoppo è molto difficile. Tendenzialmente non ci si accorge nemmeno che. Direi no, non hai bisogno di tirarmi un fast talk. Direi che in questo caso, come in tutti i lavori, alla base mi devi fare un tiro di ottenere il lavoro. Ottenere il lavoro? È un tiro. Chi di voi ha più edge? No, io ho poco zero. Allora, Gwen c'ha 2. Ok, quindi prego. Che devo tirare? 2 di 6 più 2 del tuo edge. Ah, non me lo tira da là? Probabilmente sì, bisogna solo trovare il pulsante. Roll 2 di 6 più 2 di edge. Più 2 di edge. Chiedo scusa a tutta la stream e ai miei compagni, ma la natura mi chiama un attimo. Se non cosa intendo, Vai a compostare, Rosen. Vado a compostare. Ah. Va bene. Non vi rivela niente. Ok. Beh, io ho visto la figura un po' barbina che hanno fatto Brain e Finn. Mi giro verso Gwen aspettando di prendere la parola. Io le dico, per rispondere di nuovo alla sua domanda, perché dovrei darvi questo lavoro? Perché dovrei darlo proprio a voi? Le risponderei: probabilmente lei potrebbe benissimo trovare qualunque altro gruppo anche più equipaggiato e più capace di quanto lo siamo noi. Il punto è che se si è venuta a cercare noi ci deve essere una ragione, quindi confido che non faccia poi così tante storie solamente per dimostrarci che lei è a tenere le redini del gioco. Alla fine siamo noi che portiamo a termine l'incarico. Riflette un attimo, vedete i kanji nelle sue pupille svariare dall'una all'altra figura, sembrano rappresentare concetti molto generici: gioia, disciplina, amicizia, pane, cose così. Riflette e dice: va bene, allora confido che saprete portare a termine questo lavoro. Ricordatevi sempre la vostra reputazione in gioco e soprattutto la possibilità che il mio mandante possa decidere di usufruire dei vostri servizi in futuro. Va
bene, ne terremo conto. Abbiamo perso già abbastanza tempo, dici cosa dobbiamo fare. A questo proposito, il vostro lavoro è recuperare gli occhiali di Victor Sullivan con ogni mezzo necessario. Indirizzo, abbiamo qualche informazione? È il vostro lavoro. Abbiamo solo un nome. Beh, Victor non è un nome. È piuttosto famoso. Lasciato un'informazione per la procura. Io c'ho meno una ricerca, sono un ignorante. Me ne occupo io. Ok ragazzi, bene, avete accettato il lavoro, sfortunatamente non siete riusciti a trattare molto con la tipa, si è dimostrata la fortuna non è stata dalla vostra parte. È il momento di iniziare le vostre indagini, come le volete iniziare? Ok. Beh, ragazzi, dovete occuparvene voi di queste cose. Io la ricerca non è il mio forte. Abbiamo un hacker, abbiamo un giornalista, raccogliete informazioni. Allora, io in realtà potrei chiedere al mio contatto extra. Io la mossa conosco una persona, che ti dà lì. Sembra giusto. Potrei chiedere a questo contatto, il polo The Spider, mezzo hacker, mezzo interruttore, magari lui sa qualcosa più di questo Victor. Quindi potrei chiedere a lui. Quindi voi ricordatevi che per missione tutti quanti potete dichiarare un contatto, una persona legata al vostro background che conoscete, che potrebbe passarvi informazioni o farvi favori. Io chiamo questo signorotto Spider sul mio comodo. Segnatelo. E chi è questo Spider? Dimmi chi è. Per l'appunto è un mezzo salto in banco, un informatore che si muove tra la matrice e i vicoletti e le sale delle multinazionali. Uno che si districa tra varie ragnatele, ha sempre un bel po' di informazioni, spesso compromettenti, su personaggi anche alquanto importanti. Ok, va bene. Quindi contatti questo Spider. Tirami un hit the street su style. Hit the street, style, d'accordo. Roll on style, roll with style. Aia. Com'è andata? 7. Hai un 7. Un 7 è allora, successo parziale, no? Hit the street. Ottieni quello che vuoi, ma devi scegliere due cose dalla lista seguente. La tua richiesta ti costerà extra, ci vorrà del tempo per essere messa in atto. Attrarrà attenzione con richieste e il tuo contatto ha bisogno che tu lo aiuti con qualcosa. Se lo rifiuti avrai meno uno a questa mossa finché non sistemi le cose. Guarda, direi che la questione è che Spider magari ha bisogno di una mano. Due ne devi scegliere. Allora, magari deve spremere qualcuno e magari questo spremere qualcuno potrebbe attirare l'attenzione. Va bene, quindi che cosa vuoi chiedere a Spider? Spider ti risponde. Allora, ehi, ciao Finn. Spider. Come lo contatti? Gli telefoni lo contatti con la matrice? Ok. Quello che ho messo in... Va bene, sì. Ciao. Non molti mi contattano su questo canale. Dimmi tutto, come posso aiutarti? Favorino, Spider. Vedi, avrei bisogno di ricavare delle informazioni sul bersaglio di qualcuno di bello grassoccio. Si tratta di Victor Sullivan. Ah, Sullivan, la sua morte era su tutti i notiziari. Pare che a molti abbia dato fastidio questa cosa. Non sembra che si stia facendo alzando un gran polverone per insabbiare un sacco di roba. Io vorrei sapere cosa stanno cercando di insabbiare o qualcosina che non trovi nelle ricostruzioni pubbliche o nella matrice. Qualcosa di solo puoi trovare per la tua magia. Dovresti, sì è vero, tu non sei nella zona, ma ti posso assicurare che non c'è niente che non si trovi sulla matrice se stai dove cercare. Ma la cosa che ti posso dire è che quello che si dice in giro è che Sullivan non ci stesse molto con la testa ultimamente.
c'è una qualche clinica o luogo in cui era andato a farsi visitare? Era in cura da qualche psichiatra? Non saprei dirti in cura da quale psichiatra, non, quelle informazioni sono segretate. Ma se c'è una cosa che ti posso dire è che pare che si fosse fatto vedere. E pare che fosse ricoverata al Neo San Raffaele. Al Neo San Raffaele. Grazie mille, interessante. Senti, pare che un paio di volte sia stato. Pare che un paio di volte sia stato ricoverato per informazioni particolari, per ferite autoinflitte. Autolesionismo, eh? Interessante. Sì, ma potrei dirti qualcosina di più, ma. Se vuoi qualcosa di più, credo che avrò bisogno, credo che dovrai prima pagare. Va bene, cosa ti serve? C'ho un gruppetto che mi sta addosso. Di chi si fa? È un gruppo di gentaglia, diciamo che gli ho venduto delle informazioni, loro hanno scazzato rendendole vane e adesso se la prendono con me perché non sono in grado di far fruttare quello che gli ho dato. Ma francamente non è colpa mia se le hanno fatto saltare le informazioni che gli ho dato nell'istante stesso in cui hanno cercato di metterle a frutto. Ok, capisco. È un vuoi che li silenziamo, che sì, che non mi vengano a rompere le scatole, sai, sono venuti a lasciarmi dei messaggi a casa, sono dovuto andare a nascondermi in uno dei miei bunker. Capisco. Non è una cosa che gradisco. Va bene, ce ne occuperemo noi. Sono un piccolo gruppetto, non sono nessuno di importante, credo che siano una di quelle piccole, gang dello sprawl che cercano di farsi guard vedere dai defenders. Capisco. Dei poser, va bene, ce ne occupiamo. Bene, fammi sapere. Questa conversazione è avvenuta davanti a noi? Se lui non fa niente per nasconderlo, sì. Allora, il comlink è criptato, eh? Sì, no, non può essere intercettato, però lei che è lì a fianco a te potrebbe sentirlo. Fare fatto. Hai bisogno di altro? Levameli di dosso e assicurati che non tornino. Vuoi altro, delle droghe, magari? No, per quelle vedremo poi. Il giusto pagamento per un servizio ben reso. D'accordo, affare fatto. Sentiremo quando il problema sarà finito. Alla prossima, eccolo qua. Lo spider è troppo perfetto per me. Dov'è? Eccolo qua. Certo. Il soggetto è quello come lo immaginavo, sì. Ci sta. Il soggetto è esattamente quello. Vedi? Sì. Ecco il nostro amico Spider. Ok, dunque. Vabbè, io probabilmente non ascoltavo perché non c'ho l'orecchio cibernetico. Gli dico, allora, che dobbiamo fare? Ho un contatto, mi ha dato delle informazioni interessanti su Victor Sullivan. Devi trovarlo. Sullivan, qui abbasso la voce, mi concentro su di voi e dico: Gwen, non registrare questo per favore, perlomeno ne parleremo quando avremo tutte le informazioni, ma a quanto pare Sullivan non ci stava con la testa. L'hanno ricoverato al mio San Raff un paio di volte per ferita autoinflitta. Il mio contatto potrebbe dirti più una booster gang, un gruppetto di cartoni delle scroll che gli danno fastidio e lo minacciano di morte. Ho chiesto di liberarlo da sti qua. No, il giornalista non sta accendendo il suo grave, perché se mostra la mia faccia in video io ti strappo la tua, indicando al giornalista in maniera minacciosa. Io ti dico di stare attenta, qui non vai a tirarci notizie buone, Gwen. Questa è gentaglia, sono letteralmente ragazzini che
per una rosa in più si fanno saltare le cervella. Ma perché, perché pensate che io registri qualunque cosa dite? Non ho, non ho ancora iniziato a registrare nulla. E comunque un piccolo appunto, forse è quello che vogliono farci credere, che lui sia autointimidito, che non ci stava con la testa. È stato comunque, ascoltami, Spider è un contatto molto molto affidabile, quello che è stato ricoverato in una raft un paio di volte, quella è una buona pista, ma tu devi andare all'ospedale, se ci occupiamo di stagioni di pistelli siamo a posto. Facile. A posto. Un lavoretto okay. Semplice, non sono nemmeno corporativi, sono ragazzetti. Raggiungete il muro, raggiungete da dove visto il muro. È gigantesco, alto una ventina di metri, forse in alcuni punti probabilmente arriva a 30. Riuscite a vedere delle torrette mitragliatrici automatizzate lungo tutta la linea del muro, che si assicurano che nulla che abbia il permesso possa passare, possa attraversare il perimetro. Ogni tanto qualcuno ci prova e viene letteralmente falciato senza alcuna cosa. Spesso si discute di questa cosa, ogni tanto i notiziari tirano fuori l'indignazione della perdita della vita umana quando magari quest'altro ragazzetto viene falciato mentre tenta di entrare attraverso il muro nella speranza di una vita migliore, ma tipicamente tutto si esaurisce in un'ondata di indignazione che in pochi giorni si spegne, mentre saltano fuori notizie che magari era spacciato, magari faceva lo stesso uso di sostanze, magari si indaga un po' e salta fuori che era un criminale, un criminalotto, ma dopo tutto nello sprawl chi non lo è, e quindi l'ondata di indignazione si spegne nel totale disinteresse del pubblico. Capisco. È tutto quello che rimane, tutto quello, sì, esatto, sì, direi proprio così. E tutto quello che rimane sono solo le macchie di sangue, delle macchie di sangue che costellano il muro. Oh. Ben arrivati. Va bene. Okay. Lavoro pulito, io... mi raccomando. Lo è sempre. Quando raggiungete il cove, effettivamente sentite un gran frastuono all'interno. Penso lo faccia notte, cioè sempre notte in questo negozio. Tarda notte, sì, ma no, qui il tempo varia, anche se spesso tira un fortissimo vento, il che alimenta parte delle pale eoliche che sono disposte come se fossero lampioni lungo tutta la strada, lungo le strade più importanti. Perché lo sbilanciamento termico che c'è tra i quartieri della Solaris e i quartieri della Marduk causa degli squilibri climatici che si sfogano praticamente nella zona centrale, quindi ci sono spesso grosse raffiche di vento. No. Comunque, vabbè, lì, signore, prego. Cerchiamo, come li cerchiamo? Li vediamo? Li... Siete davanti all'edificio praticamente, immagino. Dobbiamo chiedere in giro? Non siete proprio parcheggiati lì davanti. Non a quanto pare lo Spider è riuscito a darvi tutte le informazioni necessarie per rintracciarli, con anche l'orario a cui dovreste rintracciare il grosso della banda. Chiaramente è impossibile trovarli tutti insieme. Ma da lontano riesco a sentire se qualcuno di loro dice qualcosa. Certo, tu riesci, certamente che riesci a sentire qualcosa. Tu senti che stanno effettivamente discutendo di come finalmente il loro contatto nei Defenders abbia deciso di dargli una possibilità e che vogliono... Registro tutto. Il loro contatto nei Defenders abbia finalmente deciso di dargli una possibilità e che gli darà molto, e che a quanto pare finalmente avranno un riconoscimento ufficiale anche presso gli altri membri della banda quando gli procureranno quello che gli è stato chiesto. Sostengono anche, come li senti dire, ci dirà che ragazzi, ci siamo impegnati tanto per uscire da questa merda di posto, per diventare qualcuno in questa merda di posto. Ormai i Defenders si contano su di noi, non spanculiamo quest'ultima. Non sfanculiamo quest'ultima carta, perché se riusciamo in questa è fatta, non abbiamo, non, siamo tra i pezzi grossi.
Allora, voi vedete praticamente che sto tenendo una mano sul mio orecchio e dopo un po' mi vedete ferma per un paio di minuti e dopo un po' commento dicendo: una piccola gang che si prepara a diventare una gang mafiosa. Questo è un vero scandalo, signori. Un vero scandalo, dico io. Sei in onda. Beh, milioni ci provano, ma solo pochi ce la fanno. Non sono mica i primi. Non lo so, puoi chiedere cosa ne pensa in diretta la mia audience. Soprattutto, dice Pontini, comunque sentire soprattutto discutono, cioè, parlano di questa cosa, dicono ok, dobbiamo. Se riusciamo a far passare il loro informatore attraverso il cancello. Questa è la cosa che vogliono i Defenders. Vogliono aprirsi un canale di passaggio tra lo sprawl e il muro, approfittando del fatto che questa gang è all'interno. Quindi sembrano essere preziosi come alleati. Beh, capo non esiste. Ok. Aspetta, sono preziosi perché? Cosa? Perché? Beh, per i Defenders. Chi sono i Defenders? È una gang, una delle più grosse gang dello sprawl. Sono i big guy dello sprawl. Ok, allora mentre registro. I Defenders sono tutti mascherati. Stoppo la registrazione. Stoppo la diretta. E vi faccio questa piccola gang, a quanto pare si sta alleando, anzi è già alleata con i Defenders e sembra essere fra le loro simpatie. Gli manca poco per arrivare ai piani alti e vi faccio le virgolette, quindi non so, sarà il caso di pensarci un attimo prima di fare delle mosse affrettate. Nel frattempo ho registrato tutto. Non adesso che stiamo parlando ho stoppato tutto, ma ho registrato quello che hanno detto. Per me non sono corpos, non sono corporativi, non, onestamente possiamo anche spaventarli o ammazzare qualcuno abbastanza che non diano fastidio a Spider. Poi comunque onestamente anche attirare l'attenzione dei Defenders è un rischio, ma se ce la giochiamo bene magari noi li tiriamo in ballo, facciamo un lavoro pulito, al massimo li sviamo un po'. E poi magari potrei chiedere a un'altra persona se mi può aiutare con i Defenders. Ok, a me sta bene fare un lavoro pulito, ma almeno cerchiamo di capire qual è il piano. Ma allora, questi stanno dando fastidio a sto Spider. Personalmente, qui non si tratta di ammazzare nessuno, se capisci cosa intendo. Non si tratta di... Ma Spider ti ha detto che cosa gli hanno fatto? Ma Spider gli ha venduto delle informazioni, ok? Uh-huh. Questi sono degli idioti, non le hanno sapute far fruttare. Quindi questi hanno cominciato a minacciare Spider di morte, sono andati a casa sua, hanno cominciato a aspetta. Spider gli ha venduto delle informazioni e loro non le hanno sapute far fruttare, per questo hanno iniziato a minacciarlo. Ma non è che il tuo amico Spider forse gli ha venduto delle informazioni false? Senti, ascoltami, io ti dico questo. Spider è affidabile. Se avesse già fatto una roba così con gente più grossa... Cioè, sono pesci piccoli, magari l'hanno fatto. Fagli fare del male a questa. Fare del male a questa gang attirerebbe l'attenzione di Defender. Eh sì. Potrebbe essere. Basta che non lo sappiano, no? Dobbiamo farlo in un modo abbastanza pulito e che non attiri l'attenzione di Defender su di noi. Possiamo provare un primo tempo a minacciarli, ma. Potremmo spaventarli via. Però comunque serve una dimostrazione. Questi sono fottuti nel cervello. Dunque devo ammazzare qualcuno. Sono talmente pieni di roba che o li torturiamo, cioè o torturiamo il loro capo. E se li intervistiamo in diretta non ci potranno fare del male. E cosa cioè, sì, finché siamo... Posso non registrare e fare finta che siamo in diretta in modo che loro siano costretti a non attaccarci. E poi? Mi piace il modo in cui ragioni. E poi ci parliamo. Ascoltami, Gwen. Per il piano B io... Gwen. Potrei anche entrare a creare... Gwen, perdonami. Il ricatto è una roba che tendenzialmente funziona, cioè Gwen, perdonami, il ricatto è una roba che tendenzialmente funziona con gente di un certo livello. Questi sono dei disperati con questi ricatti. Ma non è un ricatto, è una conversazione civile registrata per motivi di sicurezza. Ma io non capisco che cosa porta questa conversazione, cosa dovrebbe portare. Loro hanno dei, a quanto pare sembra che loro stiano cercando di
correggimi se sbaglio, se ho capito male. Stanno cercando di sfondare la porta per entrare nello sprawl. Sfondare è una parola grossa, creare una backdoor più... Ok, stanno cercando di entrare nello sprawl. Cioè non per entrare nello sprawl, per far sì che chi è nello sprawl possa passare. Quindi probabilmente loro sono uno dei compiti defender per poter far entrare illegalmente dei profughi dentro il muro. Probabilmente facendosi pagare, quindi cioè sono l'equivalente dei barconi tra lo sprawl e la città, e Milano. Ok, come ve l'avessi detto io. Io avrei un piano C, avrei una preferenza però appunto. Potrei chiamare una persona e... creare un diversivo per i defender, far sembrare che siano stati loro. Il problema è che loro hanno problemi con tutti, con i defender, con le multinazionali, con tutti gli altri gruppi politici in Milano e fuori, e sono molto fuori di testa e potrebbero chiedere un pagamento molto grosso. Uccidiamoli e basta. Ucciderli e basta non è un buon piano. No, non li uccidiamo e basta. Sei sicura? Spesso è la soluzione a tutti i problemi. Fa scomparire qualcuno. Vorrei fare un attimo una chiamata, se possibile. Il problema a Sharu è se poi i defender se ne rendono conto. Potremmo anche solo fare sparire qualcuno di quelli che sta minacciando principalmente Spider. Forse non sono neanche tutti. C'è solo uno che si è fatto grosso e ha preso il nome della gang per farsi... Il problema... Scusa Brainwash, una domanda. Sì? Tu hai a disposizione il tuo equipaggiamento da hacking qui? Sì. Senti un po', cerca un po' qualche informazione sul signor Spider. Signor Spider? Se mi dà il permesso non ho un perdonami, come che si chiama, aspetta, perdonami Finn, sì. Ma ho un piccolo sospetto, finché non mi toglierò il dubbio non riuscirò ad agire nella maniera più bene. Spider è a sua volta io non mi fido di nessuno. Ma scusa, come fai a non fidarti di questa faccia? Sì, esatto. Spider è a sua volta un hacker, non sarà facile a creare il suo sistema. Non solo, però dico una roba, ragazzi. Io rischio di perdere credibilità con lui. Cioè, allora, un conto è fottere una booster gang, ok? Un conto è fottere un gruppetto del cazzo. No, poi ripeto, conto è fottere me. Poi ripeto che sia una cattiva idea. Spider è a sua volta un hacker. Non sarà facile hackerarlo. Anche io penso sia una cattiva idea, perché rischio di perdere credibilità con lui e di perdere un contatto prezioso. Mi ha già dato informazioni in passato e sono sempre state attendibili. Che adesso voglia fottermi, mi fa strano. Va bene. Lascia stare Brainwash, non voglio mettere troppo in difficoltà. Sapete combattere? Il mio gruppo. No. Tutti sapete sparare più o meno. Io so sparare. Ok, allora, sì. Ma non troppo. Due sono ritirati in una stanza, sono un ragazzo e una ragazza e si stanno facendo di roba e tra loro. Che romanticismo. È molto squallida la cosa. Cosa squallidamente romantica. In un'altra stanza sono praticamente in quattro, che appunto erano quelli che stava ascoltando la conversazione che stava ascoltando prima Gwen. E che adesso si è acquietata, in tre stanno bevendo mentre un'altra persona gioca col suo smartphone, col suo telefono. Già con il potere, posso vedere le telecamere, ho anche una piantina della zona. Ah sì, direi che hai un intel riguardo l'edificio. Ok, ci sono degli allarmi sulle porte? Questo non lo sai, non lo vedi attraverso il tuo posto. Dovresti tentare di compromettere la sicurezza. Beh, ci provo. Fammi un tiro su Mind, allora. Su Mind? Ok. Mind. Vabbè, sempre uno, quindi non è male. Più uno. Sempre otto, sono mai solo otto, faccio altro. Ok.
Ok, sì, poi effettivamente, effettivamente si riesce ad allacciarti agli allarmi disposti sugli ingressi. Sono delle serrature elettroniche di accesso, sostanzialmente se qualcuno cerca di intrufolarli, di entrare a qualsiasi ingresso senza conoscere, senza essere riconosciuto dal terminale d'ingresso tramite il codice, si attiverebbe un allarme silenzioso. Beh, è più pulito, okay. È più pulito che li ammazzo, così non sapranno dove viene le cose. E poi per l'appunto ci facciamo un bel filmino. Ci guadagniamo un bel po' di soldi. Ah, giornalista piacciono ste cose. E anche i miei clienti piacciono quel genere di cose, quindi. Qualche film. Perché sì. Ok, dunque la giornalista fa il filmino mentre ammazza una gente. Esattamente. No, non sto ancora registrando. No, registro io. Il fatto che ve l'abbia detto prima è un'eccezione, perché come ho già spiegato, non mi ricordo a chi. Quando le giusterò, voi non lo saprete. Me l'avevi detto 3 volte. Non mi sembri molto affidabile come alleata. Non mi conosci, per cui non mi interessa quello che pensi. Perché non è una alleata. Perché arma con voi tutto... si sta tradendo. Fuori dalla porta? Prego, The Shadow. Sì, è fuori dalla porta, si appoggia a un muro e si mette a fumare. The Shadow, questo è il tuo momento. Vai Shadow, occupatene tu. Ok, io proprio. Ma allora siamo d'accordo, la coppa oppure lo metto fuori uso? Che devo fare? Ditemelo voi. Mettilo fuori uso, sì. Fallo fuori. Va bene. Fai quello che vuoi, fai quello che per me è indifferente. Ma cosa so fare meglio? Assassinarlo, però. Per me è indifferente. Ci stanno testimoni. Poi io per sicurezza miro al tizio con la pistola silenziata. Io comunque tiro fuori la silenziata e me la tengo addosso. È un tizio da solo? Sembra di sì. La mia NMS. Ok, allora mi avvicino davanti a lui, mi faccio vedere. Ti avvicini a muso duro? Oppure... Sì, sì, a muso duro, sì. Tu lo vedi che muovere la bocca come se dicesse qualcosa e ti avvicina. Fa... Tu che cosa? Tu chi sei? Che cosa vuoi? Ti dice sbattendola, soffiando fuori il fumo dello svapo. Sono... Lasciandoti un odore di liquido, lasciandoti un odore di liquido di quarta categoria stracarico di nicotina. Sono Shadow. Che c'è? Cerchi della roba? Cerco il tuo capo. Beh, il nostro capo non vede nessuno, quindi puoi girare a largo oppure puoi darmi una buona motivazione. Ci sono testimoni? Difficile a dirsi nel 3000. Apparentemente no. L'attacco di sorpresa. Ok, fammi un bel tiro di mix it up. Comunque, mix it up. Dell'ombra vado di faccia, eh. Allora, voglio travortirlo. Ok. Dunque io c'ho la muscolatura aumentata che mi fa più un danno e uso il synth per gli attacchi a mischia, dunque più 2. Ok, va bene. 6 più 2 12. Mamma mia. Ok. Va bene, effettivamente lo fai per tramortirlo. Cioè lo afferra con come lo vuoi tramortire. Praticamente tipo arti marziali, do tac, un colpo nella gola e poi lo stendo a terra. Okay, un po' di CQC, diciamo, di Close Squad Combat. Lo atterri con un colpo netto, che lo stende, ma in quel momento effettivamente tre persone escono fuori dalla porta puntandoti contro un'arma. Prendo la pistola anch'io. Ok, io ce l'ho già pianata. Allora, se posso, lo uso come scudo umano, Master, e dico: ultimo avvertimento, dove sta il vostro capo? Sempre mantenendo questa calma aliena.
Devo fare intimidire? Sì, direi che è un play hardball. Effettivamente lì c'ho il mio, la mia mossa. Allora, The Shadow. Che, dove sta la mia mossa? Senza emozioni, intimidire su Synth. C'è un altro lotto, un più due. Ma porca c***o. Ok. Fallimento critico. No, e signori. Allora, non c'è un punto, non ci sono punti fortuna in sto gioco, vero? No. Pacca. Aia. Siamo ce n'è troppo bene prima. Allora, play hardball, Trading Violence, tira su Edge, gli NPC fanno quello che vuoi, il PC scelgono. Per gli NPC, se te ne gli NPC. Ok, loro non sembrano intimiditi e dopo aver accuratamente preso la mira aprono il fuoco, cercando di non colpire il loro, esatto, il loro fare, aprono il fuoco. Cioè, usandolo come scudo umano, probabilmente lo ammazzano, o no? Come ho detto, prendendo accuratamente la mira. Va bene. Ai, ai, ai. Uno scudo umano non è così... Che cosa fai tu quando te lo tiri dietro? Cioè, te lo metti... No, sai che... La gola. Ok, quindi la tua testa è visibile, cioè, voglio dire... Vabbè, ma voglio dire, un colpo, un qualche civile ladro uccide il vostro amico, stessa, cioè... Naturalmente, naturalmente. Ok, dunque si importa poco e colpisco il loro amico, va bene. Quindi... Tu hai un'armatura? Sì. Perfetto, allora subisci zero danni perché le loro armi sono. Perché la loro arma è stordente. E mi tiri 2d6. Senza nessun bonus? Senza nessun bonus perché non hai preso danni, quindi. 6. Hai 6? La media. Ok, bene, bene, molto bene, molto bene. No, non succede niente. No, se subisci il colpo, ti rendi conto che le loro sono armi a impulsi elettromagnetici. Sono armi a, potrei dire sì, a microonde. Sono delle armi a microonde, sono armi stordenti. Non fanno danni, ma tendono a debilitare. Devo ridare il complimento senza ucciderli, allora, visto che non vogliono uccidermi. Quindi, però sono in tre che ti sparano, quindi fammi come potrei, colpiscono anche il loro compagno, però il loro compagno è già a terra, quindi lui se ne frega. Lo risveglio. Direi che me lo devi tirare per altre due volte. Il loro compagno urla del dolore. 9, ok. 10. Mi uscì prima sto tiro, non ho avuto questo problema. Il secondo attacco, no, ma questo lo vuoi fallire. Ah, lo dovevo fallire questo? Questo lo vuoi fallire. Tentando di tirarti dietro il corpo, mm-hmm, nelle fitte di dolore, i tuoi muscoli si contraggono e incespichi. Adesso tu, a causa del 10, devi scegliere uno. Sei fuori gioco, inconscio, intrappolato, incoerente, impanicato. Prendi il danno pieno prima che fosse ridotto all'armatura. Ma il danno era zero, quindi probabilmente se sceglierai questo. Ti prendi comunque un danno se il danno era zero. Perdi l'uso di un pezzo di cyberware fino a che non lo puoi riparare o perdi una parte del corpo. Direi che in questo caso le loro armi non fanno abbastanza male da farti perdere una parte del corpo, quindi... Direi che è meno grave e mi prendo un danno. Ti prendi un danno, ok. Ok, me lo segno. Ok. Ti prendi un danno e incespichi. Tocca agli altri tre. I tuoi compagni decidono di intervenire o ti guardi? Io appena vedo che è andata male la nostra roba che parto subito e cerco di mettermi dietro un angolo, quindi dove c'è la porta, e mi metto lì come copertura e sparo. Quando esco sparo dritto, quello che vedo. Ok, quindi spari dritto direttamente a qualcuno. Fuck! Spari a qualcuno, così apri le rappresaglie pesanti. Mi sembra più sì, corretto. Forse. Comunque la mia arma è quick e flashet. Quick e flashet, ok, quindi ignora le loro armature contano come doppia. Fammi vedere cosa faceva quick. E poi devo usarlo con close near. Quindi in questo caso direi che visto che tu sei fuori pericolo mi fai un act under pressure invece di un coso, perché non sei a portata. Under pressure, dov'è?
Fatto trovato, vabbè, cool, non ce l'ho, un cazzo di cool. Vai. È un D6 naturale. 9. No, 2 D6. Sì, lo so, lo so. Allora, quick, perfetto, fammi vedere cosa fa, fammi giusto vedere un attimo che cosa comporta quick. Ma poi ho arm 3. Non poi so, hai? Non so ancora come bene. Bisogna ok. Se la velocità conta, la tua arma agisce per prima. Vai, questo. Ok, va bene. 9, quindi su Act Under Pressure. Allora, allo stesso modo, ti devo offrire un una brutta scelta. Ok, puoi sparare e colpire qualcuno, ma allo stesso tempo ti sponi troppo. Ok. E quindi riceverai uno sparo di rimando. Fuck. Va bene. Lo fai? Sì, lo faccio, lo faccio. Ok, allora ne metti fuori effettivamente con un colpo di pistola. Quanti danni fa la tua arma? Arm 3. 3, ok, quindi sì, ne metti praticamente, ne stendi uno abbastanza. Ah no, sì, ne stendi uno praticamente senza alcun problema. Le armi fleccette, i tuoi sparano praticamente avete presente, come posso dire, sono delle, è un'arma a dardi iperveloci praticamente, sì. Quindi sì, colpisci uno che urla e viene atterrato, però a tua volta ti becchi uno sparo, non ti fa danni, ma tirami 2d6 più il danno preso che è 0, quindi 2d6. 7. Allora scelgo io. Ah, lasci cadere l'arma, bene, molto bene. No. Il dolore. No, no. Direi che lasci cadere quello che tenevi a causa del dolore. Gli altri due che cosa fanno? Spari anche tu? Va bene. Io sparo. Cioè rimango comunque sotto copertura, ma sparo. Fatemi entrambi un act under pressure. Vabbè, ma mi sono preso una ferita, ragazzi, ma tranquillo, li rifatti fuori il prossimo turno. Arma fa due armi ed è qui. Ok. Dunque tu di 6. 5, quindi va bene. Cazzo! Niente, Elena. Rosen, tu devi scegliere una cosa tra. Elena è stabile, tu devi scegliere una cosa tra. Sei fuori gioco perché sei incosciente, intrappolato, incoerente o in panico. Prendi il danno pieno dell'attacco. Quindi, se hai già preso il danno pieno, quindi anche in questo caso 0, prendi un danno. Perdi l'uso di un pezzo di cyberware finché non lo puoi riparare, o perdi una parte del corpo. Beh, in questo caso, ripeto, per le parti del corpo è molto improbabile con le loro armi stordenti, quindi... Direi che rimango incosciente, direi che rimango stordito. Ti rendi incosciente, il colpo ti stordisce, ti atterra e ti stordisce? Sì, rimango stordito a terra. Ok, quindi effettivamente Finn cade a terra fuori gioco. Lena è l'unica... Tu, Alex, adesso puoi toccarti di nuovo a dire... Beh, allora. Se hai incespicato, quindi puoi fare quello che vuoi, ma per questo turno sei bloccato in posizione, direi. Non puoi. Allora, se non posso usare il corpo a corpo, uso la pistola. Ok. Direi che visto che sei nel fulcro dell'azione, mi tiri sempre comunque mixed up. Ok. Anche se... Sparo comunque in modo che non uccide, gli sparo alle gambe, insomma. Ok, cerchi comunque di metterli fuori gioco, esatto. Per ucciderli, va bene. 9. Mix it up. Scegli due. Riesci, ma scegli due. Fai troppo rumore. Prendi del danno, come stabilito alla fiction, in questo caso direi che non te lo concedo. Un alleato si prende del danno o si rompe qualcosa di valore? Allora, faccio un dei compagni si prende danni e rompo qualcosa di valore, va? Ok. Aia. Un danno io. Rompi qualcosa di valore. Allora. Cose. Rompi la tua pistola. La pistola si inceppa. Yeah. Ho un brutto presentimento. Finora ne sono usciti 4 della sala comune. Questa è un'ottima domanda. Quindi. Perché effettivamente un alleato prende danno, cosa succede? Da una delle finestre al piano terra si affaccia quello che è un fucile a microonde, che viene puntato contro un alleato. Scegli il tuo alleato, l'alleato che si fa male, Azak.
Devo scegliere io l'alleato? Non lo decidi tu questo? Lo faccio scegliere a te. Uffa. Allora, scelgo. Chi si era messo a sparare? Tutti quanti messi a sparare? Sì, tutti si sono messi a sparare. Sì. Però ti sottolineo che cosa è a terra spento. Finn. Io sono a terra spento. E dunque direi Finn, lo escludo Finn. E cosa ha più senso? Che sì. Brain è disarmato. È Brain disarmato? Sì. E allora vabbè, prendo la nostra amica giornalista, la esclusione. Colpiranno te. Ok. Voglio dire, ero l'unica che poteva dare una mano, quindi. Sì, in effetti non potrebbe non essere stata una scelta saggia, ma. È un danno, voglio dire. No, come ho detto, questo è un fucile a microonde, non è una pistola come quella loro. Quindi. Ah, Elena, tu avevi preso un'armatura alla fine, no? Era sì, l'ho presa. Ah, è vero, però è un'arma che non riduce danni, ma ti dà dei bonus al coso, come si chiama? Ti dà dei bonus al tiro di danno. Ti prendi 3 danni. No, questi te li prendi tutti e 3. E adesso fai 2 di 6. Adesso fai 2 di 6 più 3 meno 1. Quindi 2 di 6 più 2. Scegli tu, Lena. Ti mettono fuori gioco. Sei tu a scegliere cosa fai. Il tuo orologio va in allerta gialla. Si presa 2 danni. E anche tu sei atterrata. È abbastanza questo. Siamo rimasti in 2. Bene. E alla fine rimasero in 2. Ok. Quindi un alleato viene ferito. E poi qual era il secondo elemento? Ah, qualcosa di valore si rompe. Qualcosa di valore si rompe. Cioè, della tua pistola investita dai getti dei microonde delle armi diventa effettivamente incandescente. Diventa davvero bollente, bollente. Sei costretto a lasciarla andare. Sei costretto a lasciarla andare per non ustionarti la mano. Ok, ragazzi, prego a voi. A chi di voi due è ancora cosciente? Io dico, avevo detto pulita! Sono rimasti in 2 praticamente. Questo qua è atterrato. Atterrato. Beh, allora sentimi, lo butto addosso questo qua. E mi lancio su di lui. Va bene, vai, fammi un mixitato. Dodici. Tranquillamente lo tramoltisco. Lo sdrumi senza problemi. È rimasto da solo il tizio, cioè dobbiamo fare. Ok, quello effettivamente affacciato alla finestra, che era probabilmente di stabilire, si era affacciato da qua, fai so. Mm-hmm. Se questo okay. È l'ingresso. Sì. Se questo è l'ingresso, si era affacciato tipo da qua. Mm-hmm. Tu voglio aver disabilitato i sistemi di sicurezza. No, tu avevi il controllo dei sistemi di sicurezza, non li hai disabilitato gli allarmi. Volendo potresti provare a riprendere il controllo dei sistemi. Vai, fallo, buona idea. Lo tempo tutti. Vai hacker, apri le porte. Io intanto risveglio la giornalista. Su via, è solo uno sparo paralizzante, non fa niente. No, la giornalista è messa male, vedi che sono. Probabilmente il colpo che ha subito lei era un po' più cosa. Ha dei. No, come si dice questo in inglese? Sì, le ustioni. Ha delle piccole ustioni sotto le porte. Gli stanno sparando con armi a microonde. Ogni loro sparo riusciva letteralmente a bollire il sangue. Ma io dico, guarda, nello sprawl quando siamo bambini li usiamo le pistole d'acqua, queste cose. Dai, su, rialzati. Però c'è l'effetto ustioni, cioè roba superficiale, non è niente di. Sì, mi rialzo. Ok, hacker. Immagino risvegliata anche qui. Sì, certo. Allora, tu anche, io sveglio gli altri. Ok, quindi. Lo dice, mi metto in un angolo, mi sono dietro. Metto dietro uno delle casse che sono lì vicino, quei muretti che ci sono. E mi attacco al net. Per riuscire. Va bene. Devi fare un tiro di riprendere il controllo. Devi farmi di nuovo un tiro di login.
io di login, quindi era Sint, giusto, per il login, eh? 8. Ok, devi scegliere uno, immagino sceglierai sempre il tracciamento passivo che si attiva, tanto avendo 4 in possibilità. Ok, quindi compromettere sicurezza, fammi un tiro di mind, per esempio. Gatti Dio, come se un tiro buono, 10. Ok, sì, tranquilla. Guadagni 3 prese sul sottosistema, si puoi aprire tranquillamente le saracinesche. Ok, andiamo. Riapri letteralmente l'intero edificio come se fosse un pacco regalo a Natale. Ottimo. Come un bambino che riceve la PlayStation 5 a Natale. Ah, e quanto vedete lui praticamente è come un drogato accucciato in un angolo della strada. Lui riapre gli occhi come se riprendesse improvvisamente coscienza, e in contemporanea con lui che riapre gli occhi, le saracinesche con un rumorosissimo clangore si rialzano pesantemente. E voilà! Complimenti! Prendo la pistola e vado. Vabbè, c'è, ma non vendetta. Però ti dico, prima di entrare faccio, guardate che non sarò io la prima ad entrare. Io mi rialzo un attimo. Vi seguo, vi copro le spalle, ma solo quello, non entrerò per prima. Anche io mi rialzo, mi risistemo un attimo e faccio. Io credo che starò nelle retrovie, onestamente, con la giornalista, no? Senti uno degli altoparlanti, senti un piccolo altoparlante, una voce urlare come attraverso un megafono. Ma che cazzo volete? Si sente in lontananza come se venisse dentro la struttura, non tanto in lontananza. Sì. Avete dato fastidio alla persona sbagliata, siamo venuti a prenderla con voi. Io gli dico, avete dato fastidio veramente alle persone sbagliate, però possiamo aggiustare le cose. Se non date più fastidio alle persone in questione, possiamo lasciar perdere qua, se no potrebbero esserci delle conseguenze. Va bene, devi dire? Comunque io voglio prendere la mia pistola. Direi un play hardball. Ok, va bene, tira su Edge allora. Beh, io ho come sempre la mossa senza emozioni che mi permette di tirarlo su Sint. Ok. E sono 9. Dovrebbe bastare. Ok. Un attimo, fammi prendere i miei simpatici appunti. Ok, 9 su Play Hardball. Per gli NPC scegli uno. Allora, cercano di rimuoverti come minaccia, ma non prima di aver sofferto le conseguenze stabilite. Lo fanno, ma vorranno vendicarsi. Aggiungili come minaccia. Lo fanno. Mi piace. Lo faranno, ma diranno a qualcuno a proposito di questo. Avanza l'appropriato orologio di missione. Lo dico a papà. Lo dico ai Defender. Okay. Tipo non mamma e papà Defender. Ok. Direi che... come lo vogliamo chiamare questo gruppetto? I sciacalli. Ok. Sì. Quindi direi... aggiungerò gli sciacalli. O i cyber sciacalli. Cyber jackals. I cyber jackals, bello. Mi piace. Una delle gang che lavora per i Defender. Metto qua. Ok, e quindi avranno anche loro un bello orologio. E i Defender dunque mentre l'orologio, e vai. Andiamo qui. Allora, ok. Però si arrendono, giusto? Però si arrendono, sì, effettivamente. Garantiranno la loro. Che non infastidiranno più. Mi giro verso gli altri e dico: visto, ragazzi, un lavoro pulito. Okay. Potevamo fare di meglio, ma. Non posso dire un cazzo, dato che sono crollato a terra con voi. Tutti feriti, distrutti, bravo, grazie. Quanto è umana lei? Lei è veramente umano, signore.
È un momento per venire in Italia. Direi che possiamo fermare. Ci sentiamo per il prossimo episodio, ragazzi. Ciao. Spero che come inizio vi siete divertiti, che vi sia, non vi sia sembra che il gioco a me piace, perché senza essere eccessivamente mortale è comunque estremamente brutale. Sì, sì, l'ho notato, l'ho notato. Sì. Chiedo scusa agli spettatori per le continue assenze, ma no, vabbè. Poi mettiamo, poi intanto mettiamo, poi io e Rosen ci mettiamo a lavorare sul montaggio, non ti preoccupare. Sì, ok. Ciao ragazzi. Ciao.